Io passo la parola al sindaco, perché anche lui deve darci una parola di conforto. Grazie. Grazie Saverio, grazie al comitato, perché oggi Conversano, grazie a questa raccolta di firme, grazie a questa iniziativa, ha dimostrato che Conversano c'è, che Conversano è forte, che Conversano rivendica la sua dignità, che Conversano rivendica il diritto alla salute. L'abbiamo gridato questa sera, l'abbiamo gridato e lo vogliamo a tutti i costi. Noi non possiamo rinunciare a quelli che sono i nostri diritti. Ci hanno chiesto di rinunciare, ci hanno detto dopo ci sediamo. Noi vogliamo sapere qual è il progetto preciso per la sanità di Conversano, per i cittadini di Conversano che meritano, e stasera l'hanno dimostrato, meritano la dignità, il rispetto della loro dignità. Questa comunità merita un grande rispetto, perché questo ospedale fondato da Florenzo Iaia, un grande uomo, va rispettato anche per la sua tradizione, va rispettato perché qui sono stati spesi di recente tantissimi soldi pubblici dei cittadini, anche di Conversano, dei cittadini della nostra nazione, della nostra regione, per cui non possiamo assolutamente oggi trascurare alcun particolare. L'amministrazione comunale si impegna a sentire e ad adire eventualmente le vie legali per gli atti che si stanno consumando contro la nostra comunità. In questo momento ci sentiamo di dire contro, perché non capiamo il motivo di certi atti e di certe cose che succedono qui. Quando le cose non si capiscono, quando le cose non hanno una ragione, è giusto che ci sia una protesta. Questa è la protesta che Conversano ha dimostrato di saper fare, l'ha fatto civilmente, l'ha fatto seriamente, ma lo fa sicuramente con forza, e credo che siamo tutti d'accordo nel dire che non ci fermiamo qui, assolutamente. Io ho avuto di recente una lettera del nipote di Florenzo Iaia, che vive a Roma e che aveva scritto quasi un anno fa, nel gennaio dell'anno scorso, di quest'anno, aveva scritto alla ASL dicendo che voleva fare una donazione per l'ospedale di Conversano, dicendo che voleva fare un atto di liberalità per Conversano. Questa è la lettera. Lui me l'ha mandata 3 giorni fa, perché su Facebook, sul mio profilo di Facebook aveva letto dell'ospedale di Conversano, dei problemi, delle manifestazioni in corso, per cui ha detto: vi mando una copia di questa lettera. Io ce l'ho qui, ce l'ho a disposizione dei cittadini di Conversano, la pubblicheremo insieme al comitato, è stata già pubblicata, mi ricordano. Beh, questo è il segnale, il fatto di non aver nemmeno risposto a questa lettera da parte della ASL è il segnale che di Conversano si sono interessati poco. Noi oggi dobbiamo fare in modo che si ricordino di Conversano, lo facciamo con la nostra voce, con il nostro canto, con quello che è la forza di questa città, che è una grande forza e ha grandi risorse, quindi noi assolutamente... Conversano è italiano. Certo che Conversano è italiano. Certo che Conversano è italiano. Continuiamo, non fermiamo. La parola per un attimo a Vito Damiani, grazie, rappresentante della Confagricoltura. E grazie alla dottoressa che sta in pensione e ha girato tutto il mondo. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Io farei prima di ogni altra cosa un grandissimo applauso ai pazienti che sono ancora qui. La dottoressa Panelli, è lei che ha organizzato tutto. Lunedì scorso c'è stata la grande scommessa per organizzare questa grande manifestazione. Ancora una volta la città di Conversano ha dimostrato non solo di essere civile, ma di essere sensibile a quali sono i problemi della nostra terra, della nostra Conversano. L'invito, così come diceva prima il sindaco e l'amico Saverio,
Noi non andremo da nessuna parte. Il problema ce l'abbiamo a Conversano e il governatore Ventola insieme all'assessore Fiore devono venire qui, devono venire a Conversano sabato. Sabato alle 5, alle 17 ci rivediamo di nuovo tutti in piazza, ma questa volta dobbiamo continuare ad essere civili, ma se la civiltà porta ad un raggiungimento di obiettivo, altrimenti basta. Se no occupiamo l'ospedale, che solo per non si capisce quale ragione, diceva prima Saverio. Probabilmente la volontà è quella che qualcuno ha donato al pubblico questa struttura e il pubblico probabilmente vuole invertire la tendenza, vorrà donare questa struttura ai privati. Noi, la sanità è un diritto di tutti quanti noi, noi non possiamo permettere solo a chi ha la tasca piena il denaro, zio denaro, di continuare ad essere garante di se stessi, e in questo ci dobbiamo combattere tutti. L'invito all'amministrazione, grazie sindaco, avremmo dovuto forse avviarci un po' prima tutti quanti, e perché no, anche la politica deve riprendere il suo cammino in maniera anche più insistente, così come qualcun altro prima di me ha detto. Non è tardi nulla, perché per la verità i tempi della politica sono così lenti che, così come hanno cercato in qualche maniera, con tanta demagogia, pian piano sfilare un medico dall'ospedale di Conversano, pian piano sfilare gli infermieri, possono fare al contrario. Non è possibile che noi abbiamo una cardiologia, qui a Conversano ci si può ammalare dalle 8 alle 14, se qualcuno nella peggior delle ipotesi accade nel pomeriggio, deve correre. Bravo! Che è arrivata a Monopoli, il morto è già fatto. Noi vorremmo dare per un attimo soltanto la parola a due persone che hanno collaborato in modo anche determinante, la dottoressa Panelli Carmela e il dottor Saverio Cantancor, sei qui presente. Vai dottoressa! Cittadini di Conversano e dei comuni vicini, noi stiamo facendo questa battaglia per tutti quanti noi, per i nostri figli, per voi tutti, perché è un diritto di tutti essere assistiti, avere la possibilità di accedere al pronto soccorso e avere in contemporanea una prestazione di radiologia, e non dire: a Conversano non c'è più niente, andate a Monopoli perché la radiologia è chiusa, a Conversano non possiamo fare l'elettrocardiogramma, il cardiologo non c'è. Sapete come ha definito il direttore il direttore generale attuale, dottor Colasanto, che per altro mi vergogno di dire che è un medico? Sapete come ha definito l'ospedale di Conversano? L'ha definito un feticcio di ospedale, signori miei, l'ospedale dove si è fatto di tutto e di più. Le colecistectomie per via laparoscopica sono stati i primi, il dottor Renna e mio marito, perché lo devo dire, dottor Monopoli, a farle quando non si facevano neanche al policlinico. E il nostro caro Colasanto ha detto che noi a Conversano facevamo solo le ernie. L'abbiamo invitato a prendere i registri di sala operatoria e a confrontare cosa si faceva 10 anni fa a Conversano e cosa si faceva a Monopoli e anche a Putignano. Non ha voluto saperne, signori. Feticcio di ospedale lo stanno rendendo loro, perché se ci tolgono la cardiologia dopo le 14, se ci tolgono la radiologia, se ci tolgono i laboratori analisi, è più che normale che diventa un feticcio il nostro ospedale. Noi vogliamo oggi conservare quello che abbiamo ancora a denti stretti, e vogliamo l'alternativa che ci hanno promesso da 10 anni a questa parte, cioè il distretto sociosanitario, non la targhetta distretto sociosanitario numero 12. Senza, non la targhetta.
targhetta, signori miei, che hanno messo, e ve lo dico io perché, perché in un consiglio comunale mi sono lamentata che in tutta quella palazzina uffici dove paghiamo ancora l'affitto con un ospedale vuoto, non c'era neanche la targa distretto socio-sanitario, c'era solo la mia targa del servizio che io dirigevo, perché io ritengo che il cittadino abbia diritto ad essere informato dove stanno le strutture sanitarie. Fino allora non ce l'avevano neanche. C'era solo la targa del mio servizio, unità operativa di pneumotisiologia territoriale, diretta da me, che ora è chiusa perché io sono in pensione e a nessuno gliene frega niente. Bravo! Ancora non c'è. Allora scusate, siamo ormai alle conclusioni. Per quanto riguarda, vai a finire un attimo le campane, sono le campane, non ci sente niente. Senti, un po' di fiato, ne sprecato. Scusate, allora i cartelloni e gli striscioni conservateli, perché sabato prossimo, sia chiaro, se Vendola non ha dato cenni di vita, noi dobbiamo rifare la manifestazione, l'ho detto prima. No, bisogna, e chiariamo la forza dell'ordine, che la pazienza ha un limite, quindi teniamoci, attrezziamoci per sabato prossimo. Grazie e buona serata a tutti. La dobbiamo, la dobbiamo, la dobbiamo.